Ci troviamo qui nel castello di Spessa, questo castello di origine medievale. Il nostro golf club confina parzialmente con quel che è il nostro bellissimo parco dedicato a Giacomo Casanova, perché è stato qui nel 1773. Il Golf and Country Club Castello di Spessa è un percorso di 18 buche, un par 71, con una lunghezza di 5.460 metri. Nasce qui nel Coglio Goriziano, immerso fra i vigneti e la pianura. La posizione logistica di questo campo ci permette di tenerlo aperto tutto l'anno, grazie, diciamo, ai nostri inverni un po' più miti. E questo aiuta ad avere affluenza proprio di oltre confine, specialmente nei periodi invernali dove loro sono chiusi. Il nostro campo è un campo costituito da 18 buche, le quali prime 9 sono posizionate, diciamo, in una tipologia di costruzione un po' più collinaria. Proprio queste 9 buche sono un po' più tecniche e difficili. Il restante delle 9 buche hanno una figura un po' più piana, il quale permette di poter girare queste buche in un tempo relativamente un po' più rapido. Ci sono alcune buche molto particolari, siamo penso gli unici ad avere un par 3 come sulla buca 5, ad dover attraversare il vigneto, la buca 6 con una bellissima splendida vista al castello, la buca 11, la quale è costituita da un par 4 con un bellissimo e lunghissimo lago frontale che rende il secondo colpo, l'approccio al green, estremamente difficile ma allo stesso tempo molto piacevole. Questo castello di origine medievale, nelle sue cantine, queste cantine di invecchiamento dei nostri vini, i vini rossi, dove tra l'altro dai vigneti di proprietà produciamo anche degli ottimi vini bianchi, oltre a produrli li vendiamo qui nel nostro negozio, nonché nei nostri ristoranti adiacenti qui al castello, quindi presso la Tavernetta al Castello, per il nostro ristorante di punta, ristorante gourmet di riferimento, nonché l'Osteria del Castello, un ristorante un attimino più informale, e presso il nostro bistrò, Il Gusto di Casanova, appunto aperto in castello da poco e che propone tutti i piatti tipici del territorio.